La droga spacciata anche davanti ai SERT a giovanissimi che cercavano di disintossicarsi, un traffico di eroina e cocaina documentato dai carabinieri durante 4 anni di indagini, la base dell'organizzazione nella zona di Soverato, in provincia di Catanzaro, una realtà criminale periferica, la definiscono così gli inquirenti, ma capace di rapportarsi con famiglie di 'ndrangheta di Serie A, i Giorgi e i Pizzata di San Luca, i Mancuso di Limbadi e altri clan del Vibonese, dalle cosche acquistavano la droga, piazzata poi nei comuni dell'Interland. Da Chiaravalle a Cardinale, 30 gli arresti nel blitz della DDA di Catanzaro. Questi spregiudicati si sono messi davanti ai SERT a vendere droga. Ho fatto l'esempio: è come ad un diabetico che gli regali dei cioccolatini. E quindi è importante perché il dramma della tossicodipendenza che riguarda tante famiglie. Spesso viene messo in secondo piano rispetto alle grandi indagini alle quali siamo abituati. Fanno esplodere il tritolo in una zona isolata. I carabinieri l'esplosivo lo trovano durante le perquisizioni. C'è anche una bomba a mano, armi comuni e da guerra, un vero e proprio arsenale rubato e poi rivenduto per comprare la droga dalle cosche. Partono proprio da una serie di furti. Le indagini dei carabinieri aggrediscono pure gli anziani, ai quali portano via dei fucili da caccia, facili prede dell'organizzazione che poteva contare sull'aiuto di un carabiniere infedele. In questo caso gli stessi carabinieri sono riusciti ad individuare soggetti al loro interno che invece di operare per contrastare le attività illecite agivano, diciamo così, per eludere le investigazioni nei confronti di determinati soggetti proprio con riguardo alle condotte illecite legate al traffico di sostanze stupefacenti che erano oggetto delle indagini da parte dei loro colleghi.